Torna sabato 14 febbraio anche nel Piceno Dona un farmaco a chi ne ha bisogno, iniziativa nazionale che coinvolge farmacisti, volontari e cittadini in una giornata di raccolta dei farmaci da destinare ai più bisognosi attraverso enti assistenziali convenzionati. Organizzata dal Banco Farmaceutico e Federfarma Provinciale in collaborazione con la Compagnia delle Opere, la giornata di raccolta del farmaco nel corso degli anni ha dimostrato eloquentemente un forte senso di solidarietà dei cittadini di tutta la provincia. Se a livello nazionale nel corso degli anni sono stati raccolti oltre 1 milione di farmaci per un valore economico totale di circa 6.800.000 euro, i risultati nella nostra provincia sono stati altrettanto soddisfacenti. Nella scorsa edizione, soltanto nelle farmacie del territorio provinciale, sono state raccolte quasi 1.600 confezioni di medicinali, 14 le farmacie, 8 nel San Benedettese e 6 nell'Ascolano che aderiscono alla raccolta, ma vediamo con il dottor Daurizio quali sono i medicinali da acquistare. I farmaci interessati alla raccolta sono soprattutto farmaci da banco, cioè farmaci di libero acquisto che non hanno bisogno di prescrizione medica. Si tratta quindi di farmaci antidolorifici, antipiretici, farmaci anche per piccoli episodi che possono essere a carico dell'apparato gastrico e anche di prodotti per l'infanzia. Si tratta comunque di farmaci che purtroppo hanno un certo costo e questo costo purtroppo viene a gravare sul bilancio di persone, di famiglie che purtroppo attraversano un periodo piuttosto disagiato vista la contingenza economica. Abbiamo già detto che può apparire banale, ma non ci stanchiamo mai di ripeterlo, amare e donare. E donare nel giorno di San Valentino, dove c'è questa enfatizzazione anche dell'amore di tipo molto commerciale, noi crediamo sia giusto invece sottolineare un amore che è un po' più grande nei confronti degli altri, di quelli che hanno meno, di quelli che hanno bisogno. E tra l'altro un gesto piccolo, ma se fatto tutti quanti insieme, avete sentito prima anche i numeri, si può raggiungere un grandissimo risultato.